Ciao a tutti, torna da Lucky Master dopo tantissimo tempo. Dunque, passiamo direttamente al grande Lichess 10 più 0. Vediamo un po' cosa accade. Abbiamo 2307, non male. Il nostro avversario 2293, ma non c'è, c'è E4. E vediamo un po' che la battaglia abbia inizio. Dunque, qui ormai un super classico di The Lucky Master, B3 al terzo tratto. Inchiodiamo subito il forte cavallo che tiene d'occhio D4 e D5. Cavallo C3, mossa naturale che difende il pedone in E4. Alfiere B2 fa parte dei piani del nostro eroe. E poi donna E2 è arrocco lungo e si va in scioltezza. Qui però è necessario il cambio. Torre di 4 nell'aria, ci sta. Questo alfiere è molesto, ragion per cui mi sa che a breve lo andremo a attaccare con la tematica spinta in H3. Torre di 1 in D2, attenzione. Ci potevano essere idee strane con l'alfiere G5, inchiodando la torre, pinnandola. Il nero ha la tematica coppia degli alfieri, questo pedone A che spesso viene usato come testa d'ariete per aprire la strada alla torre A8. Per contro, anche noi abbiamo le nostre chance. L'alfiere B2 è molto forte, picchia e raggi X su G7 e abbiamo una massa di pedoni pronta ad essere messa in moto con H3 e G4. Ok. E qui sinceramente non so cosa aspettarmi, le mosse candidate del nero sono diverse. C'è A5, donna A5, torre B8, perché no? Alfiere F3, donna D7, D5 non mi sembra giocabile. Cavallo D7, interessante. Qui l'idea è quella di far entrare in gioco magari l'alfiere attraverso G5, anche F6. Noi intanto attacchiamo prima di doverci occupare della minaccia. Cavallo E5, compressione sul povero. Cavallo F3. Adesso qui l'alfiere deve prendere una decisione. O il nero restituisce il vantaggio della coppia degli alfieri, o si ritira in H5, però ci dà l'opportunità di guadagnare terreno con G4 prima e poi H4 dopo. E lì il pedone H4 è difeso due volte, anche se attaccato due volte, e qui vediamo come il nostro avversario stia cominciando ad indebolirsi. Qui la tentazione di cambiare subito è forte. Non lo nego. D'altro canto, anche l'idea di piazzare una torre in G1 non è niente male, per poi avere cavallo G5. E se giocassimo subito cavallo G5, come la vedete, cari telespettatori del buon Lucky Master? Cavallo G5 ha il suo fascino. Però la
la possiamo preparare con torre HG1. Andata. Di tempo ne abbiamo tanto, però torre HG1 è troppo bella. C'era anche pressione su D6, però dopo che il nero si è esposto con H5, avendo voluto tenere l'alfiere di donna, è la tentazione di usare due teste d'ariete, H4 e G4, sostenute da torre H1 e torre G1, è troppo forte. Tra l'altro abbiamo anche appunto cavallo G5, G per H5, anche la donna in qualche modo può dire la sua. E qui c'è sempre l'azione latente e anche un po' fetente dell'alfiere in B2 che picchia su G7. E qui il nero deve anche stare attento a pseudo sacrifici tipo cavallo D5 che attacca l'alfiere, controllo F6, ma soprattutto libera la strada all'alfiere in B2. Ora qui dobbiamo decidere come continuare il nostro attacco. G5 sarebbe interessante, però chiudere il gioco non mi sembra nello spirito della posizione. Decisamente più interessante un torre G3. Sto analizzando anche G per H5, alfiere per H5, donna E3, eppure avrebbe la sua ragion d'essere. Il problema è che cavallo G5, alfiere per, pedone per, donna per, e però G per H5. C'è la torre, sì, forse si può giocare. Andata! Cavallo G5, e devo dire anche che una mossa come questa, da affrontare per un giocatore, è sempre pesante. Questo cavallo è forte, tiene d'occhio importanti case nello schieramento nemico e libera la strada alla donna per l'attacco al pedone H5. Riprendiamo, vero è che c'è lo scacco. Però in B1 il re è più al sicuro. E adesso abbiamo la minaccia G per H5. Abbiamo sacrificato un pedone, ma secondo me ne è valsa la pena. Qui tra l'altro abbiamo anche F4, che non è niente male come mossa, perché ci dà l'opportunità di giocare direttamente torre per H4. E noi la giochiamo. L'idea è torre G H1 minacciando il matto in H8. Torre H1, torre H8. Boh, game over. Ovviamente più facile a dirsi che a farsi, però vero è che adesso è stato alterato l'equilibrio materiale, però c'è anche da dire che la colonna H, grazie alla spinta del pedone H del nero, è stata completamente spalancata per le nostre torri. E devo dire che avere questa torre su colonna aperta ha un peso decisamente maggiore rispetto alla torre A8 che ancora deve sostenere la spinta del pedone A. Qui si cerca counterplay col cavallo, però non so mica se basta. Intanto torre G in H1 la giochiamo. Quella sembra pressoché forzata. E adesso qui non so se è il caso di valutare, siccome l'idea del nero è quella di scappare in F7, capire come entrare attraverso quella casa. E quindi qui potrebbe essere interessante un piano legato a donna A6, con idea donna B7. E tra l'altro donna A6 attaccherebbe anche il pedone in D6. Quindi
andata donna A6. Si minaccia B7, si terrebbe d'occhio F7, che è la casa di fuga del monarca avversario, e con l'occasione, en passant, premiamo pure su D6. Interessante che in caso di donna D6, con il re in C1, cavallo D3 scacco e tanti saluti. E invece così possiamo rifarci su D6 senza temere questo scacco. Il nostro re è in B1 e è decisamente al sicuro. Tra l'altro, da D6 attacchiamo anche E6 e C5 è diventato particolarmente delicato. Vero è che possiamo rifarci sul pedone C5, però stavo analizzando. Torre H8 e salta la torre. Torre B6, che ha il nobile scopo di attaccare la nostra donna, in realtà lascia scoperta, indifesa, la torre A8. Vero è che avremmo la torre sotto attacco, però con donna C7 guadagniamo un tempo importante e forse diamo pure matto. Non so mica, eh. Proviamo a dare un bello scacco in H8. Tanto per cominciare. E il nostro avversario abbandona. Scacchiera di analisi, subit, attiviamola. E voilà. Ha funzionato! Questa volta la variante bislacca con B3 ha dato i suoi frutti. Qui leggero vantaggio del nero, ma abbiamo visto che la pratica da risultati decisamente diversi da quello che lascerebbe presagire il mostro al silicio. Alfiere G4 non piace più di tanto, preferibile piazzare l'alfiere di donna in D7. Qui cominciamo a vedere un più 0-3, alfiere B2, E6. Qui sappiamo che ormai E5 sembra essere il seguito migliore per murare l'alfiere in B2, però bisogna anche conoscerla, così non è più 0-6. E avere in una difesa stragiocata come la siciliana un vantaggio di mezzo punto contro un quasi 2003 la dice lunga sull'efficacia di questa scelta in apertura. Donna E2 ci sta, qui era preferibile H3, ma noi continuiamo tenacemente nel nostro piano. Qui addirittura il nero starebbe meglio dopo l'arrocco. Tutto da dimostrare. A me questa posizione sinceramente piace, da valutare subito la spinta in E5. Ma noi, tematica D4, però si dà vantaggio al nostro avversario. Noi in realtà ci siamo sentiti a nostro agio, pur dando al nostro avversario la possibilità di spingere in D5, il nostro avversario invece punta ad attaccare subito la torre col pedone C, eccolo qua. Torre D in D1, posizione di parità. Cavallo D7 non funziona, H3 è corretta. Alfiere H5 e qui vediamo il vantaggio del bianco crescere. Corretta G4, corretta H4, qui la Keymaster comincia a mettere in moto tutte le sue forze. H5 più 1 e 6, errore strategico. Qui avevamo anche cavallo H2, ma noi, a costo di sciupare parte del nostro vantaggio posizionale, piazziamo subito una torre su una colonna che potrebbe spalancarsi a breve e darebbe la possibilità alla torre G1 di puntare direttamente al re nero. Alfiere F6, cavallo G5, ottimo e abbondante. Qui il nero doveva piazzare il cavallo in F6, cercando di tenere H5. Così non è stato. Il bianco dilaga,
Addirittura il nero si sarebbe dovuto privare del suo alfiere di re, fermo restando che lasciare la strada libera al mostro bianco in B2 è tosta, eh. D'altro canto, pure alfiere per G5, non ci siamo. Re B1, H4 è corretta. Vediamo già un vantaggio di 2,5 alla ventesima, anzi 19esima, contro un quasi 2003. Quel motore suggerisce Torre H3, più efficace. Noi subito F4. Voglia di vincere e di attaccare fortissima. Partita a senso unico. Cavallo E5. Torre GH1 forte. F6 necessaria, ma ormai il vantaggio è troppo, troppo grande. Donna A6, qui sciupiamo. Decisamente più efficace. Torre 1 in H3. Con idea cavallo G6, G5, cavallo D4 e poi donna A6. Ok, quindi G5 con l'idea di scoprire. Ok. Noi in realtà qui abbiamo preferito subito attaccare D6, sciupando non poco, del vantaggio accumulato, anche se rimane comunque sufficiente per portarsi a casa il punto. Gli ultimi colpi di coda del nero. Donna D6 ci sta. Torre B6 e qui addirittura abbiamo un bel matto in tre. Non soltanto salterebbe la torre, ma addirittura c'è direttamente il matto. Questa l'avevamo prevista, però. Il re non ha più vie di fuga, l'unico è molare l'equino in D7, ma la fine arriva inesorabile. Vediamo un po' come se l'è cavata il nostro Lucky in questa modern variation. Purtroppo mi sono dimenticato di lanciare prima l'aiuto lì del motore, Kumare che si chiama. Però 92%, c'è stato solo un errore del nostro Lucky, che era torre di G1 anziché cavallo di 2 in questa posizione qua. Che dire, insomma, alla fin fine, comunque sia, direi che ce la siamo cavata egregiamente. Capisco l'errore, però piazzare una torre contro il re avversario, anche se era GX, sembra sempre una bella cosa. Spero che la partita vi sia piaciuta. Like, canale, campanellina. Un saluto a tutti e alla prossima dal vostro Lucky. Grande Lucky, bella partita. Alla prossima. Miniatura, è stata miniatura. Alla prossima, statevi bene, tante belle cose. Ciao ciao. Fantastico.